Siamo arrivati al momento clou del concorso Nuvolosa, si sta proprio ottenendo la premiazione, sono stati 166 partecipanti, quindi una crescita esponenziale, 18 le regioni che hanno partecipato, i premi sono assolutamente sostanziosi, parliamo anche di premi in denaro, il primo premio 1500 euro, il secondo 700, per quanto riguarda invece la sezione locale, quindi in particolare il liceo artistico Sella, insomma sicuramente tanti buoni per acquistare materiale artistico. Il mondo del fumetto acquista sempre più terreno anche grazie al concorso biellese Nuvolosa. Subito e ho affrontato appunto un viaggio abbastanza lungo, ma adesso sono ancora più contento sicuramente. Ma allora, che cosa racconta il tuo fumetto? Allora, il mio fumetto racconta due vite parallele, la vita di Pino, un giovane che diventa poi anziano, e un albero che invece viene radicato. Per fortuna il Pino umano ripianta nelle due fasi della vita, giovane e anziano, pianta due volte questo pino, pino marittimo, che Roma e Ostia ne sono piene, io ne so, cioè dalla finestra avevo ispirazione per disegnare questi pini. Allora senti, cosa fai nella vita? È inutile chiedere cosa vuoi fare da grande. Assolutamente, ad oggi faccio il nutrizionista principalmente, però in realtà non è neanche inutile chiedere cosa faccio da grande, perché non mi fermo mai e studio tutto sempre volentieri, quindi faccio birra artigianale, ho in mente di aprire un brew pub, faccio il nutrizionista che comunque purtroppo è quello che mi dà anche da vivere e mi finanzia la tavoletta grafica e il tempo spendibile in fumetto, in concept art, in illustrazione. E non sto fermo. Vulcano, un vulcano, assolutamente. Ogni cosa fomenta l'altra, ecco. Allora, tu dicevi che hai sentito telefonicamente più volte l'assessore. Sì, 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 allora, il numero che mi appariva sul telefono era l'assessore, probabilmente sarà stato lo staff, ma gentilissimo, squisito e davvero mi ha fatto sentire accompagnato in questo percorso. E per quanto riguarda la sezione locale, il liceo artistico, hanno vinto questi tre ragazzi della quarta H. Allora, che cosa avete rappresentato? Diciamo che il tema parlava che nel mondo ormai la vegetazione era sparita tutta, totalmente, e quindi il mondo viveva ormai in mezzo alle macchine, in mezzo al cemento, diciamo proprio così. E a un certo punto diciamo che arriva una chiamata, così, ad annulla, e succede il panico in città e in sostanza, per concludere, era spuntata una pianta dal nulla e la gente non se l'aspettava perché non sapeva neanche che cos'era. Infatti, confermate una volta di più che il fumetto è in realtà un mezzo, un'espressione artistica che può raccontare anche temi fondamentali e non così superficiali. Assolutamente, perché comunque secondo me, secondo il nostro parere, il fumetto è un'ottima chiave che serve anche a trasmettere vari concetti. Che per voi è stato complicato. Sì. Siete stati, insomma, divisi, spostati. Beh sì, ci sono stati molti problemi, soprattutto riguardo anche la pandemia, ma siamo riusciti abbastanza ad arrangiarci, ci siamo trovati, quindi sì, ce l'abbiamo fatta alla fine. Primo classificato di questo importante concorso che, insomma, ha visto la partecipazione veramente di tantissimi giovani, di tantissimi nostri connazionali, perché arrivano un po' da tutta Italia, il primo classificato premiato dal prefetto. Lei, insomma, è sempre presente, devo dire. Grazie. Allora, diciamo che ho risposto a una sollecitazione dell'assessore Bessone, che ringrazio per l'invito che mi ha rivolto, ed è un grande piacere, scusate, di sicuro premiare il primo classificato, che mi risulta essere un ragazzo, il Quintino Sella. Quintino Sella è quell'istituto che quest'anno è stato in qualche modo colpito da una vicenda che
diciamo, alla fine ha disseminato i ragazzi fra diversi immobili, però vuol dire che non hanno perso questi ragazzi quella che è la loro forza, la volontà, la capacità di andare avanti e di impegnarsi, perché lavorare sul fumetto non è una cosa semplice. È conclusa proprio adesso la premiazione, i visi dei ragazzi, dei premiati, di tutti coloro che hanno partecipato, veramente tantissimi, immagino che le hanno dato molta soddisfazione. Sì, devo dire che quest'anno ci hanno dato veramente tantissima soddisfazione e mi sono piaciute anche molto le parole di uno dei giuristi, che comunque anche per loro è stato molto difficoltoso quest'anno a trovare il vincitore. Ecco perché abbiamo aumentato di 2 tavole, e quindi abbiamo aumentato di 2 tavole per il concorso nazionale e di altri 3 premiati per il concorso locale. E sicuramente è un lavoro che noi adesso lo vediamo svolto in poche ore, però c'è un lavoro dietro veramente tantissimo, e fatto con molta professionalità e con molta dedizione, ma anche con molto amore, come sempre, come ci mettiamo nelle cose che facciamo. Devo dire che proprio quest'anno abbiamo anche visto l'impegno che c'è stato in una tematica così importante, e in virtù del fatto di queste tavole che sono meravigliose, adesso possiamo vederle inaugurando l'apertura della mostra, proprio per dare la possibilità di far vedere i lavori che ci sono arrivati, abbiamo proprio pensato di fare un'ulteriore mostra di tutti i partecipanti, proprio perché la professionalità è molto alta, e quindi la cosa buona è che da queste chiamiamoli concorsi già hanno avuto delle possibilità lavorative, quindi è anche la possibilità di dare ai ragazzi che intraprendono una strada così particolare, anche di un po' di nicchia, di trovare la possibilità di impiego, e questo è anche un secondo fine di quello che è il nostro Festival del Nuvolosa. Assessore, noi abbiamo sentito il primo premio nazionale che era emozionato dal fatto che l'ha sentita più volte per telefono. Sì, esattamente, proprio perché comunque noi nell'organizzazione siamo diciamo attenti anche proprio alla virgola, e comunque vedere anche, avere dalla parte dei partecipanti un filo diretto, e quindi essere solamente l'istituzione che prepara un evento, ma bensì essere partecipe al loro lavoro, quindi scambiare quelle che sono le opinioni, aiutarli comunque nella scelta dell'autobus piuttosto del treno, piuttosto che del soggiorno. Quindi devo dire, come sempre, siamo sempre molto soddisfatti e emozionati. Un evento in crescita, lo abbiamo sottolineato nei giorni scorsi, Nuvolosa cresce, sono addirittura 18 le regioni che hanno partecipato a questo concorso. Ci racconta tutto il direttore artistico, buongiorno. Sì, grazie per questo vostro speciale, è un evento a cui teniamo moltissimo noi come associazione Creative Comics, e dobbiamo ringraziare il Comune e tutti gli sponsor e i partner, perché è un evento veramente in crescita. Questo concorso quest'anno ha avuto davvero una partecipazione molto ampia, ma soprattutto di grande qualità, perché i lavori che sono arrivati hanno davvero messo in difficoltà la giuria quest'anno, quindi è stato anche difficile trovare gli autori da premiare, perché il livello era veramente molto alto, e quindi siamo molto soddisfatti. E questo festival, questo concorso non avrebbe assunto un peso così senza il sostegno dei partner. Il Centro Commerciale Giardini ha finanziato letteralmente un premio, così? Esatto, abbiamo sposato in pieno l'iniziativa anche quest'anno, in collaborazione appunto con l'assessore e tutto lo staff, perché ci abbiamo creduto sin dall'inizio, abbiamo fatto lo scorso anno, e anche quest'anno abbiamo voluto incrementare ulteriormente la partnership per sviluppare ulteriormente questo progetto. È una presenza che insomma abbiamo conosciuto negli anni in diverse occasioni, una partecipazione assolutamente artistica, lo posso dire, insomma, con cognizione di causa. Fabrizio Lava, anche lei presente alla premiazione di questo concorso?
Sì, sono presente come siamo presenti fino alla prima edizione, perché comunque il festival si è sempre svolto qui. Palazzo Ferrero è sempre ospitato, quest'anno in più rispetto alle passate edizioni, ma per la verità anche alla penultima, il festival Nuvolosa è inserito l'anno scorso nel viaggio, quest'anno in Selvatica, quindi anche i temi sono quelli delle mostre che si svolgono durante l'anno in questo territorio. E questo ci fa molto piacere perché sviluppa entrambe le situazioni, migliora le sinergie e fa lavorare insieme il territorio, che è poi lo scopo finale di questo palazzo,